bilancio è positivo perché abbiamo fatto 3 giorni di manifestazione, abbiamo iniziato il sabato, domenica e oggi si è conclusa. E la manifestazione ha visto 15 comitati regionali partecipare contro i 9 dello scorso anno, quindi vuol dire che già lo scorso anno abbiamo fatto le cose in maniera impeccabile e quindi ci hanno dato ancora ulteriore fiducia. Tutti ci hanno fatto i complimenti, tutti i comitati. Per Agrigento, la location che noi abbiamo è una location spettacolare. Il tempo c'è stato dalla nostra parte. Noi abbiamo saputo tracciare un percorso dove le ruote grasse, così vengono chiamate in gergo le mountain bike, passano accanto a monumenti storici. Abbiamo la location dove si svolge la partenza, che è sotto il Tempio di Giunone. Abbiamo la disposizione la Casa San Filippo dell'Ente Parco Archeologico. Per questo non finirò mai di ringraziare l'architetto Roberto Sciarratta, che è il direttore del parco, che ci mette a disposizione e ha fiducia nel nostro lavoro. Che dire, il È un sabato. progetto che va avanti, non si ferma qui. Guarda, io poco fa parlavo con degli amici e mi è scappato di dire il prossimo anno farò. E allora gli amici mi hanno detto: ma se ancora c'è la gara in corso che dobbiamo finire, già pensi al prossimo anno? Sì, sicuramente sì. Noi ormai porteremo Agrigento a livello nazionale, quindi Agrigento di conseguenza la Sicilia, perché Agrigento lo merita, gli agrigentini lo meritano. E io, avendo una scuola di ciclismo giovanile, la scuola di ciclismo nella valle, a me interessa proprio far andare avanti i nostri ragazzi, i nostri giovani che saranno il futuro di Agrigento per quanto riguarda le nostre società, ma il futuro dell'Italia, visto che scendono tutta Italia. Infine, com'è andata, diciamo, per quanto riguarda i piazzamenti e le regioni che hanno vinto, chi I ha perso? piazzamenti, prima è arrivata la Toscana, la Sicilia, ora non ricordo bene i piazzamenti perché ho fatto di tutto, quindi questo si può trovare su Crono Sicilia tutti i piazzamenti, però diciamo che siamo andati bene. Noi abbiamo avuto anche un secondo posto nella categoria esordiente secondo anno, quindi ci siamo, una ragazzina ha fatto pure terzo posto se non ricordo male, quindi la Sicilia sta andando avanti. Se consideri che fino a 10 anni fa possibilmente partecipavamo così e oggi già abbiamo i numeri, quindi vuol dire che stiamo andando bene.